Buonasera a tutti, a voi il benvenuto del gruppo teatrale San Luigi Gonzaga che questa sera metterà in scena per noi la commedia in due atti Bedda Fuor Fracida Glinda, liberamente tradotta in vernacolo stunese dall'omonima commedia di Calogero Maurici. Ricorderemo tutti quanti gli ultimi successi della compagnia. La Tossalia, Luterranuno, Lustacascio, Lusuente de Peppine, la Saroga Lagnosa, Zoccosa e Petecchiosa. E certamente i nostri attori non ci deluderanno nemmeno questa volta. Quest'anno però l'attenzione si sposta sulle dinamiche parrocchiali ed in modo particolare sulla incapacità di fare aderire i valori proclamati tra le mura della parrocchia allo stile di vita vissuto nelle mura domestiche. Per questo mai luogo più consono di quello in cui ci troviamo, perché possiamo capirne a fondo le questioni e trarne gli insegnamenti. Una rapida presentazione dei personaggi. Annina passa bene, si crede molto acculturata, capace di consigliare e giudicare tutto e tutti. Fuggevole e diabolica in casa, super impegnata nella sua comunità. Gode della stima e della fiducia incondizionata del parroco e dei parrocchiani. Complice e fedele nella sua ingenuità l'amica Lina. Molto accomodante in chiesa, un po' meno col marito, Marie, che a più voci reclama le attenzioni della moglie, lasciandosi andare anche ad attimi di distrazione nei confronti della dinamica e avvenente parrocchiana Anzilla. Ronz è il marito di Annina, in apparenza imponente solo nell'aspetto, padre amorevole e sempre disponibile all'ascolto della figlia Bernadette, dolce e determinata fidanzata di Nazarene. I due giovani ci daranno una bella lezione di vita sull'amore. E poi ci sono Peppina, la vicina di casa, compagna di chiacchiere e pettegolezzi di Annina, e Don Andoni, il parroco accondiscendente e silenzioso che alla fine riconquisterà il suo ruolo sbrogliando la complicata matassa. Una riflessione sul nostro essere cristiani che non vuole assolutamente condannare chi non ha un comportamento consono al proprio credo, né vuole giustificare chi non frequenta e sovente attacca i praticanti. Un semplice invito alla coerenza fra quanto predichiamo e quanto viviamo nella quotidianità. Un invito a guardare non solo la bellezza esteriore, ma soprattutto quella interiore. A tutti una buona visione. Basta una fitta di gas di chi? Vito, Luca Napoli, vito di canale.
casa mia fece schifo. Che non ci funziona. Ah, veramente a me è un asino, si blocca quando sto qui vicino a te. Lì canale, picchia sto fancio e non ci riesco più a sparare. Come sei desperatoso. Come sia. Io che sa vita che non c'è che dorme la notte non la posso fare. Io torcio la sera quando mi esci col cane, come te la chiedici, torcio. Ma perché? Fammi capire, c'è, cosa faccio? Ah, non mi dico che sto del mesco, tu ci fai? Ci fai. Ah, comincia a gruffare peggio di un puerc. Sciò, pure sciò mi dice. E io ma non te però, dici sciò, non te la vedo. Mi dici, e mi hanno andato, c'è che fa? Fuori. Quando sto per pigliare Rita Suen, tu cominci a fondare, a giunare in Danulietta, peggio di un cavallo da bagnato. Tu forza, si quando un popotone. L'Ulietta comincia a cutolarsi tutto e io nella casonda c'è una comincia a sbattare da qua e da là. Mi esce e non ci dormi più. Poi, oh! Io ti fico tanto di chi ne cangi, ma tu, no, ma non se ne parla proprio di me. Ma ti capito perciò la mattina di Enzo con 30 d'un'ora a tutto l'anno? Amore, ti capite? Quando ti calmate, picca picca, e i tan, sto che pappa bagnai, e tu ci fai? Ci fai? Frate mia, comincia a parlare. Oh, la notte, se tu sa parlare con la donna. Va bene, almeno mi sfogo di notte, di giorno parlo sempre tu. Non si parla a me di notte, no? Ma tu lo sai che io tengo tanto bene. Lo so. La famiglia che mi porta tanto tempo. La casa, gli servizi, lo pensiero di figli, la chiesa. Proprio che era che dite si sta zitta, che era la prima senza nessuno. La chiesa, che era che ti piglia tutto l'impegno a te. Ma non ti fissa lì. Non ti fissa lì, va. Non ci stai nessun anno, che si sa per arrovagliare la settimana mentre di me. Se abbiamo fatto, non ci stai nessuno dubbio, Adina. Come te la sei arrovagliato una settimana, non se la sa per arrovagliare nessuno qua lì. Lunedì lo consiglio pastorale. Lo martedì li provo di Lucante. Lo mercoledì lo catechismo li piccino. È pure necessario. Sì. Lo giovedì lo catechismo li grande. Lo venerdì la leccio. Cosa? La leccio, la leccio. Ci di? La leccio. E c'è che sta leccio? La leccio. Nonna, tu dici la leccio. La leccio, c'è di dentro, la leccio, la leccio. Che sei una novità di altro 3 anni. Ecco, usiamo la pulizia della chiesa. Madonna, ma si prova da fanza. Che la pulizia della chiesa, lo sai che la faccio falla. Io vado solamente per tremendo, per spiaia. Sì, e la domenica va. La domenica la messa comincia a mezzodia. Ma non ho, non rimanza subito, non rimanza a cantata di da prima mattina. Che mi ha presentato subito, non sono preso, mi metto in prima fila con la sera scappando un preso di 10 parole. Oh, si prova da fanza. Non si si proprio da fanza, che proprio da tu, ti anzi la mattina, non ci vuole una canna di carbonato, e non ti accogli mai. Piuttosto, di affetti, non se ne vede capo per curva non c'è niente. Non ci vedo manca a messa. Va bene, come si è sia io mi sto fuoco, va. Non ci vai a cervello. A Lucesso, manca Lucesso, forse sì. E saietta, a Lucesso, che amore gli spacciati di pulzaia. E com'è una cucciava di 5 minuti pulite? Aspetta, vieni qua, te chiedisci una cosa. Oh, no, non mi dici niente, non voglio sapere. Niente, non voglio sapere. Ah, ma tu non ti preoccupiamo, io voglio a Lucesso, mi porto questa qua, no? Che ci fa? Hai il pino cagato in terra? Dunque, ti la cavai. Tu dici lo vero, tu pino non lascia tutto l'anno. Sei tanta pulosa che mi pare un scimmione. E tu sei tanta liscia che mi pare una cozza nuda. Metti la cozza nuda che non rizzo di terra con Matteo, che è nato poi vicino a vicino tu quando vuoi. Vabbè, come sia sia, io non sto fuori. E come sia sia, non ci te lava, non senza la tutto vanno a uso tua. Non ti preoccupare, non mi lava a secco, a secco.
c'hanno lupigli tutto con questo spirito di patana. Ma quanta pazienza che ci vuoi. Ci non sapevo ancora, quando prima posto venne un signore. Aspetta un ultimo cinto. Ehi, perché? Tras, perché? Ah, si stira? Sì. Io sono venuta per cercare un consiglio. Eh sì, sì, no, lascia qua, no. Sai che tu sei buona con te. Amore? Ammette pace che la parola d'oggi che tieni. E io ti ricordo tutto di cristiana. Grazie, papà. Grazie assai, sei troppo buona. Ci sono andata così, che è tutto merito di un signore che mi ha dato questa grazia. Ma ci è successo, dimmi. Anni, tu mi dai consiglio. Io ti faccio da chi che mi sto a casa, un terzo piano. La notte non ha fatto dormo nessuno. Ma veramente? Rumore di seggi fino a luna ridosa. La televisione si è invierta. Ce la conosci tu un po'? Non ti dico che il rumore si sente. C'è rumore. L'Uliette. Ci sta. Io sono giovane. Guanè. Ci tengo l'età nostra, che io sono andata a fare. Da quattro di recchi, c'è un ma un po' mangiato, a piccio la radio e a cominciare a cantare la stesa. Anni, né notte né giorno si può dormire. Dimmi tu, prima fa. Madonna, Peppe, pensa al signore quando ha sofferto. Madonna. Ci vuole pazienza, Peppe. Magari un giorno di chiesa, con la pazienza, con i belli modi, viene su e gli dice di fare più caro. E Peppe, con le belle parole e con il sorriso, si accorgono tutte cose. Di più io ti apriamo, signore, per te, eh? Assai. Grazie, Annina. Ma tu, tutta questa pazienza, tutta questa forza, tutta questa dolcezza per aiutare l'altro, ma non la picchia. Dalla preghiera, Peppe. Dalla preghiera continua. Sì, che tu fai di prima sempre a me. Che ti dici? Allora, Peppe. Andiamo, lasciamo. Sì, Peppe, ma dice che piana, già, perché dice la chiesa che è stato proprio da tanto. Sì, paga, non diciamo non si leva con cosa. Ah, no, non lo ha, forniscimo di distrarre tutti intanto le pezze. Sto tutto strato, dai! Ma chi c'è strato tutti? No, però lo giusto dici. Tu hai avuto una fortuna chiara e migliore che si dica. C'è pure strano che si cadono, ci buttiamo sui familiari. Michele di propria, bella foro. È fragile da chiedere. No, no, lo penso, non ti apporto un fieno qua. E tu sta diceva che Michele è bella foro e bella niente. Ah, è vero. Che c'era per pingare mia tessora, ma è scannato il vecchio che era cantato a casa. Invece Michele sembra calma, donna, c'è quello sotto la bocca. Ma giusto sempre tutto cose. Tutte cose. No, grazie pure a te, sai. Ah, prego, prego. Peppe, ci stai vicino al signore, se ne avverto di tenere certe grazie, che manchi Edda sapeva di tenere. Ma poi ce ne viene pure tu alla messa. Mi vedi, mi lascio un... Spera che hanno tutte e due, a mondare la fede. Beh, oh, io me ne sto buono, no, sta tu bene, no. Mi sto bene, mi sta chiaro per te? Sì, sì, però non si sto buono pure io, ma... Sì, sì, va. Adesso mi sta peggio. Madonna, allora. Ti sei andato, donzina? Povera Peppina, che era androscia e mucata ad un terzo piano. Che combina di tutto colore che era. Ma perciò è successo a che era? Che c'era capitato a me? Ma che sole era asciutto su delle ramate già a basci? Ci va bene con te, la tua vita. Ma come lei? No, vediamo a chi parlare. Sì, Peppe, mi fai che scia alla chiesa, ma c'è dietro da sai, No. Non fai subito. Pitca, ma su, sono fatto sul pezzetto di carta, te che scritto. Tutti di cose che mi fa, le cose che mi cantaglia, le servezze che mi fa. Tutto qua. Tutto questo. Veramente tu lo potevi dire pure a voce, ma tanto lo saggio come mi spiace, che tu alla fine tu scuoti sempre. Sì, degno. Muoviti, ci capisci. È scritto tutto qua, poi scritto fiammiferi. Fiammiferi. Tre scatole fiammiferi. No, una. No, e l'hai scritto tre volte. E che te gli dite che tu scuoti sempre una cosa? Bravo, sì. Come sono precisa,
così come la macchina. L'hanno succaglia, danzi. Non c'è zitto, ma non c'è zitto. Non c'è zitto. Non c'è zitto. Dimmi tu, quanti modi tu come fai senza di me, Beh, Anni, tu fa subito amore, che non metto qua una margarina, no, margarina. Sempre, dopo di te. Uno sto roba. Ah, aspetta, prima come scordo. Vite, cadete meno, ca? Ti metti più alla terza fila a messa, Ti metto sempre alla prima fila. Lo so. L'umerito da Nina passa bene, ma sta sempre in prima fila. Perciò io gli avvetto, ci tu pigli parte alla messa, ci risponde, ci canta, ci tangi un uetti, capro tutti in ginocchio. È un problema di danzarsi, povero. alla messa si piglia parte. Non si scende in danza, parte come un baccalaio, come un bardamaglio, che c'è sempre come un saracone. Vabbè, Annina, e finché tagli picca di tracaite, non ci posso cantare, non posso mettere. Cosa? La tracaite, la tracaite, non ci faccio niente. Lo sai che tagli la faringite, la bronchita, e poi tagli la stomatite, la gastrite, e poi ti dico, lo sai quando mi piglia l'artrite e la cistita. Qua mi piglia la cistita, qua! E la cistita qua! Mi sento stracata, non ci posso respirare, pronta pronta che sta cistita, e poi lo sai che tagli la patita. Lo sai, la malo più! Vabbè, io vicino a te sto proprio a voi. Solamente che mi è venuta picca picca dell'ingoglionita, che era più venuta, dai, che era. Ma io mi traghettisce, e io con tutto chi sa ciacco, lui signore mi deve pure la forza di essere una cristiana buona, impegnata e capienza all'anno. È vero, ma non riesci proprio alla messa, aspetta però, riesci per te, che sono robin da dare, sì, se no ci viene un comune. Figlia di buona mamma, che sei capace di fare la faccia? Cullante da Nanzi pare una santa. Con nuda rete, il tuo diavolo, lo diavolo vicino a questa, pare un santo. Qui, bella te, tanto più, questa la faccia, bella te, che è successo, papà? Sono stata con Nazarene, papà. In un bagnone d'oro. Madonna, ogni giorno ci passa. Conta, papà, conta. Io sento che l'uagnone che faccio per me, bravo, papà. Bravo. La sorta mi ha fatto acchiare l'uagnone chiede di sentimento, modesto, sincero, chiede di vita, innamorato, papà. Come innamorato? Mi era scoppiata la contentezza. Invece sto che picca scondendo. E perché se dice che si chiama papà? Tu eri scontenta, come hai detto tu, era scoppiata la gioia, ci vede che il tuo agnone ti vuole bene e che tu e chi hanno bene il tuo agnone, madonna, sei stato quando sono per ammanare. E ci ho fatto la mamma, non ti preoccupare. Pure che eri scontenta quando pensavo che il tuo agnone si chiama Nazareno. C'è per questo fatto. Lattano di cognome faccio di Dio. Madonna, Nazareno di Dio! Apoteoso, valoso, fino! È la mamma di Maria. Madonna di Maria, di Dio, di Maria! Allora tu comandi la sera in Doglietti e mamma del decimo rosario di Maria. È uguali! C'è proprio a te la che dici tutta. Dimmelo, fidimmelo, che... L'altare si chiama di Dio Salvatore. Nazareno, figlio di Dio Salvatore! E di Maria? Maddalena! Madonna! Ma santa, anche un parandello, dice! Quanto vuoi sapere tanto, Assumba? Sono Massaro. Ah, Massaro! Sì. Tenono 100 pecore li tenono. Ma, tenono pure 100 pecore? Sì. Beh, sto proprio contento, Quest'anno qua mi ha ruotato tutto di nuovo e mi ha fatto un bello presepe, grande, scende bene, ragazzi! Per favore, papà. Va bene, visto, scherzo, meno. Però tutto canza per niente. Pure con un uomo tuo, Bernadette, Nazareno. E Bernadette, ma no.
Fenzina qua, mamma, te ne appoggi a scacondè. Speriamo solamente che sto agnone alla chiesa, speriamo. No, non c'è un problema, boss. Io ti credi credente. Ah, meno male, allora. Poi me la chiaffatia e quello tempo va a venire pure a messa. Oh, meno male, almeno ne vedi una a messa, perché io ti risparmio. Che ci fa pure? La cosa più complicata è che pure che sei diplomata, faccio lo frabbegatore. Ah, e mamma lo sa come la pensa. E questo è grave, Bernadette. Io penso che appena mamma ti ha rovesciato, la dice, vuole tutte cose a posto. L'uomo della tana, il cognome della tana, il nome della mamma, il cognome della mamma, ce li quanto pure fatto di pecore, pure di pecore. Ma vittima Bernadette, fidanzata con un fabbricatore. La figlia di Annina passa bene, signori miei! La mamma dice sempre il cognome suo, Maria. Annina passa bene, figlia del professore di storia passa bene, Eugenio. E della dottoressa Caterina passa guai, passa bene! Fidanzata con un fabbricatore? No. Non si può fare. Che si può usare, dice mamma? Sì, papà, però mamma scende alla chiesa dalla mattina alla sera. Lo so. Ti discorso, non li può fare. Lo sa, c'è che la figlia mia, ma mamma, da Itadec Sica, da Nanz, ma da Itadec, ma sta anche la professoressa. Dice, professoressa sta parlando. Dove metti che stai sopra la chiesa, Nina? Non mi sto dicendo. Mamma, c'è. Ita gli ha parlato. Sì, falla parlare. Da femmina a femmina. Beh, veramente da femmina a piccioletta, che tu ancora cresci. Beh, ma non è poi essere, non è che c'è la chiesa, ma poi essere. È muciita, che c'è la chiesa. Ma scusate, mi sto chiedendo. Ma che tanto più sei, Ita? Una chiesa, questa casa. Uè, perché? Arreda, capo, c'è la neve. Che si dà che più è. Arreda, usa, c'è la disuso. Non lo sai, già si sta conoscendo a me. Ma che stanno a pensare, da bocca hanno congelato. No, assetto, no, assetto. Venire tanto a Calvini, no, ma Pina chiama nessuno, pure saltavremo qua. Zitta, Ronzino, zitta, che con Pappina che parla io, Ronzino lo chiama Maria. Ronzino, come gli piace, mi do e fatti di me in mano. Mi piace tanto assai. Ronzino, andaci la scusa, mi viene dove, cara Pappina, è caduta dal cielo. Ma non si è spezzato manco questo. Tu approfitta sempre quando sono i cristiani. Va bene, già, mi fa una cosa, buscate qua seduto, belli, zitta. Sentite, Peppina ma state in zitta. Zitta. Con Peppina che parla io. Ma Peppina c'è successo, dimmi. Come sto dicendo, eh? Sor, ma te ne una finca, che stai facendo il scoprimento. Ma no, avevo terzo piano? No. Sorti finca la Laura. La Laura, Peppina. E poi che hanno un agnolo di famiglia buona, di Casalello, non serve. Tutti i soldi sono di Casalello. Si vanno proprio a bene il guagnolo, proprio a bene. Ma sor, ma non ho capito. E perché? Questa c'è? Caro Agnolo, fatti asciugare. Faccio lo fabbricato. Ma che devi capire? Male, Peppina. E che parla tu? Male, Peppina. È vero? E dice a sorda, che di fronte allo Signore siamo tutti uguali. Tutti uguali, Signore. È vero? Questo agnone, io di famiglia buona, ne sanno il principio, perché c'è da non ci vai essere d'accordo. No. E dice a sorda, cara Peppina, che sa va a leggere il Vangelo. Il Vangelo sa leggere. No, io Peppio, io lo tengo sempre qua, portata di mano. Allo Bosuè, Peppio, e lui ha. E lui ha. Sì, lui ha e lo giù. E dice a sorda, cara Peppina, che lo Vangelo, io lo libro della vita. La vita. Qua il discorso è serio. Il Vangelo non va a campare a voi.
Perciò noi, cara Peppina, certo volte, nascimo cristiani, ma disgraziati. Disgraziati? Nascimo, accetta Dio, ma siamo bestia, no? Bestia feroce. Quindi, shhh, allora non ci sono capito. Parlare. Il 17, cara Peppina, della Sanni perdo chi sono giovane. Questo vanno bene, ma poi c'è cosa c'è di più bello di quando non si vanno bene, di quando io non si faccio parlare. Io mi ricordo ogni tempo me, cara Peppina, quando ha telefonato, Peppina. Io non ne tenevo. E mamma paiava, quando mamma mi ritrava tardi la sera, e mamma che era pure fuori. Era pure lei, mamma mi aspettava inzeppata. Quando è un momento triste, Peppe, non mi voglio manca ricordare. E mamma mi capiva. Io veramente tutte queste cose non me la ricordo, Nina. Uè, mi chiarilo. Che danno ci ritorno siete mia. Perciò non me la ricordo. E me ne hai passato tanto sei prima di te. Faccio una santa. Tanna era più buona, lui non sapeva accattare meglio, ancora andava e girava come diceva io. Mamma no, mamma era più sensibile e ti dovrei sapere ne buona. Ma tornando al fatto di prima, gli dice a sorda, cara bambina, che l'amore non tiene limite. Oh. No. Pure quando lo agnone e tu lo fabbricatore. Io sono d'accordo. Sì, sì. Io mandavo a sorda. Ah, capì, dillo. Tu cosa gli asciugate? Grazie a me, grazie a tu sei capace di stare sempre tutto cosa che è l'interno a fare la santa. Sì, madre Teresa di Calcutta. Sto poca di sonno, state per voi. Ma già per me. Muri, dici, ma muri, ma tu che era quando stai. No, mamma, e mo ti posso parlare? Beh, te gli dici che me ne dici io, voglio un po' di gianni, dai, non è che c'è. E farla parlare! E poi dopo muri, aspetta, mi sto fuori. Farla parlare! E sai, è sta una cosa. Ma io voglio lasciare. Mamma, e per te, dai? Ma io non sei carrera. Sicuro. Un secondo voglio lasciare pure. No, 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 vai via, cinque. Ehi, Lina, atrás, là, fuori, scendessa. Soltanto per dire che stiamo in Taliwai. È morto il prete. Sgarrata la chiesa. No, non c'è mai era morto il prete, non era a piangere. No, che è successo? No, che è successo? No, che è successo? Assetta, 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 non mi calma. Sono venuta per dirti che si può dare un sonno, potrà sin da un po'. Dici che sapevo che andava buono e potrà sin. No, non si può dare un sonno. Ma che dici? Ma che dici? Sanno puntato un zecchino. Ma ci stai dici? Che hai fatto vecchia e tu madre non le hai dato puntato. E non la trovo che cantare. No, 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 no. Non se ne parla pronta. E che era da un po' non ce l'ha trovato. E come ti fa? Come ti dice? Che sta dicendo? Come dice? Oh, tu sei la responsabile. Però io non voglio, eh? No, 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 no. Tu sei la responsabile, te la voce. Questa per te, cioè, da una cantante tu quattro soldi, diventa responsabile e non è. Ma tu un problema, che era dove la gente. Ma faccio cosa con i menui. Poi fessa, mi dà pure, mi raccomando, eh? No, va bene, come che fa? Come che dici per non farla capire niente? E come dici? Come dici? Fai una cosa. Di. Scusa, se può. Tu ci voce se fa, la prima o la seconda voce? Ma va bene, io mu veramente non so capisco niente. Madonna, si tratta una minchia di Lina, c'è che era dici che sapeva fare la prima voce? Tu gli dici, no, non abbiamo bisogno della seconda voce. C'è che era dici che sapeva fare la seconda voce? Tu gli dici che abbiamo bisogno della prima voce, capito? Ma non è che difficile questa cosa, però. Va bene, tu dici come dici io, che hai detto che era va capito. Però. Mi sta cura, eh? Io non so niente. Non sa niente che era, eh? Ma allora, fa tutto cose tu senza far capire niente. Una sia pensano che io voglio mettere mano pure in dopo un cuore, eh? No, 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 non bene. Già che penso. Sarà che hai capito tutto cosa, eh? Sarà. Allora, c'è che essa mi dice
che sapo fa la prima voce. E mi so che cave voi. E allora si porta una salemma lì nata. E che non ci capite niente. Va bene, no, tu c'è cosa vuoi, gli dici, basta che te, vendo lo corno a giù. Va bene, va bene, signore, come l'omina, va bene. Madonna santa, c'è vita, non è una quanta problema. Sto sempre. C'è vita. Via da te, che non c'è nessuno pensiero. Gli occhi sempre tutto cose pronto. Pensiero parlante non ne tiene, ti faccio sempre, il fatto dove? Tana, ma ne è campato fino a 96 anni, lo sai, perciò si faceva sempre il fatto suo. Ma, e tu non lo sai? Mamma che si avvisa sempre chi era davanti, tiene 102 anni ancora a gamba. È vivo, eh? Oh, anzi, mica mi sto ricordo, vedo che crepe, sogna ci a farla almeno un paradore di compagnia. E vuoi essere cucinata la pastina, vuoi essere lavata, che vogliamo un buon canale di ciano, e vuoi essere pulsata la casa. Vabbè, vabbè, vuol dire che crea la chiesa nel giro, no? Io? Io non c'è che c'è la chiesa, ma ti stai sentendo buono, io credo che lo consiglio pastorale. Tu esci a mamma crea. Sì, e tu fanno amore mai. Io non consiglio, non ci posso mangiare, sì. Santa una cristiana importante, non ci posso mangiare. Certo. E poi, Cullina, che è la responsabile del corno, sì, no? I maschi 10 di canto per la settimana santa. 4 mesi prima. Ma come mi va? Tu dai 10, parola per parola, ci canto. Ma mi va dopo. Beh, e comunque, come sia sia, Lina, dillo pure tu. È vero, non sei, tu lo sei, che hai senza migliaia da mutare persa. Io veramente ce l'ho per te, per questa mentalità. Beh, io sarà che mi bocca. Beh, che mi faccio questa sacqua. Vabbè, mi ti cura, eh? Chiacchia, una scusa, fa come vuoi chiamare tu. Vabbè, venisci a poco. Sai che un signor che era già il tuo signore. Ciao, arrivederci, a tu buona. Dico, no, l'amo mi fa parlare. Ma te chi dite che c'è una chiesa? Non ci posso perdere tempo. Parlando di tempo con la figlia allora. Lo sai, c'è che non avere mai tempo per questa famiglia. Madonna santa, mi dici tu sei un male di parolo. Poi c'ho la faccia, poi come mi muovo, poi quando cresciamo che da tenzia. Lo sapete che tengo tutto questo impegno qua. È vero che era una donna in carriera. Esso con niente e invece mi facete capire che la cosa non ci vede buona. Eppure tu figlia mia ti sto facendo crescere come una regina. Ma dico, cosa mi dici che me ne esce? Dillo. Ma ce la vuole mica dire? Ah? Cini, ti avete detto che sono un no, tu sei parlato zitta zitta. Gioccola, che ti avete detto che sei tre occhi? Gioccola e parla chiaro chiaro. Faccio l'amore a nuova gnola. Oh, l'ha detto. Hai capito, mo? L'ha detto. Ah, non ne saci niente. Anzi, non ti posso dire niente. C'è prima ne saci gita, c'è figlia. C'è cosa fece la tana, la mamma, la nonna, lo zio. È tutta la settima generazione. Vedi, fa una cosa, papà. Quando mi dici tu, gnola, fatti tanto. Un documento. Un codice fiscale. L'analisi, l'ecografia e il miraccio. E dato che si è fatto da un botterò, che si è portato la mamma da cagare sugli studi a Borbone. Allora, ma Kid e di Barletta? De Barletta? E quando sei giunto tu a Barletta? Non. I parieti sono di Barletta. Kid, se da tanta tempo stuno, che fatia qua? Fatia? Sì. Allora ti già laureata. E che cosa hai detto? Medico, professore. Allora, ma... veterinario. Sì, stiamo parlando. E qual è il tuo strumento che tiene per le mani? Allora, io... Ma... No, aspetta, che penso c'è di finire. Tiene... Tiene... L'Uggess. Non tiene l'Uggess. Ha detto l'Uggess. Non tiene, non tiene l'Uggess. Non tiene, ma... ci mettiamo un gesso, non c'è preso. Sì, no, non c'è preso, non c'è preso. Allora tiene un apparecchio. Non ne tiene un apparecchio, non c'è uno. No, un apparecchio. Un apparecchio a cuore, figlio, un apparecchio per sei biglietti. No, non ha lo tempo. E ce ne tiene un apparecchio, non ci manca niente. Sì, ma non vuoi sapere prima come si chiama? Ma c'è una bella musica, come sa il nome? Tieni prima lo don, c'è capo la mano. Allora, ma
Ieri si chiama Nazareno. Madonna mia, ci bello no! Mancaci l'era di Dio, Madonna Nazareno! Appena lo sanno di parrocchia, non hai chiesto tutto ciuluso! Solo dall'Andonia hai chiesto contento! Madonna, tu pensa, c'è bella coppia! Bernardetta e Nazareno! Ah, voglio affamarlo fra tutte e due! Allora, ma l'attanio di Nazareno si chiama di Dio Salvatore. Madonna santa, Cristo santo, uè, di Dio Salvatore. Tumba. Figlia, Madonna, ma tu, mi stai riando, vent'anni di salute. No, non è giù amore, non è giù amore, vent'anni di salute, non è giù amore. Mamma, la mamma di Nazareno si chiama di Maria Maddalena. Oh, Madonna mia, oh, mamma mia, ma dite non figlia, ma tu sei la figlia della vita mia, figlia, tu sei la figlia della salute mia, Madonna, figlia, tu sei la figlia che dopo non ti rete mi ha dato 20 anni di chiude salute, e ora mi sterriamo, non ando 30. Ma tu sarebbe, non ci vuole più, guarda, Madonna, come sono contenta, uè. Ma è di mamma, mamma tua, con quanto sei laureata? Non si è laureata. Ma allora che sei proprio una fortuna. Come? Non si è laureata già per via. Ma cosa faccio? C'è cosa faccio? Costruisce casa. Certo senso, costruisce casa. E c'è cosa dite? Architetto o ingegnere? Allora tiene la squadra, lo metro, lo livello. La cazzola! Ti sta parolacci nella sala cucina. C'è di niente, cazzola di niente, c'è di niente. Ma c'è detto una parolaccia, ha detto una cosa vera. Nonna figlia, ha detto cazzo. Aspetta. Cazzola, cazzola. La parola dit maschile. E il corpo non fa capire ha detto lo femminile. Cazzo di merda. Cazzola, Nina, metti pure la gente. Cazzola, Nina. La cazzola è lo strumento che porta prima un magnone. Ce n'ha lo capisci da che si, che tu dica la stonesa, chiaro. Cucciara, Nina, cucciara! Cucciara! No, cucciara, Nina! Blocchetto, tu! Che fa? Cucciolo, tufo, cucciara! Niente tufo! Cucciara! Niente tufo! Cucciara, fermo, che se no che chiede da retro, non vedo, che faccio un parete! La cucciara, la cucciara. Ah! Ma se dai, sta cucciara. La cucciara della caccia! È proprietamente quella, Nina, la cucciara della caccia. Allora tu se fai un frabbricatore! Muratore, Nina! Faccio un muratore! E un muratore, non è un frabbricatore! No! Tu si faccia, figlia! Tu si faccia! Faccia, sì, figlia! La figlia da Nina passa bene, figlia di un professore di storia, passa bene un genio, e la dottoressa da Nina passa uguale, passa bene, la figlia di un fratello, ma non si fa. Vergogna di tenere un agnone che sa più cosa vuol dire vuole bene
E che a me mi vuole male di bene, mamma. E però mi vuole voglia di avere mamma come a te. Tu sei bella, amore, però sei fragile a Ilda, mamma. Sì, la sua stai, tu sei proprio della giovane. Vola a passare ma a ringraziare. Ma non lo stai capendo come si soffre che la poveretta, no? Che era se soffre? A me mi ha dato un colpo che avevo manco immaginato. Non sto sento brutta. Ma nonna, non si... Ma nonna, mi sto sento brutta. Prego, non si prego. Non sai che quando sento questo discorso scendo un zucchero in un usaglio. E anche una cosa d'oggi. Poi c'è un cucciolino per... Non, vai, se va a cattare 3 kg di pasta. Da mignotteria. Ma se dice mignotteria, se dice mignone, e poi ci fa tutto 3 kg di pasta, ti giù un padotta, ti giù un padotta. Sì, pre, come si dice, pre, abbassa che stiamo rosogli. Cazzo, sono senza rosogli, tu non te li frega lo stesso, sto a poco, va. Ci mandi più alla chiesa, ma avete un peccato. Mia mamma mette al mondo una figlia dopo tanta dolore e poi quando ne decide per loro. Nonna, non fra abbocato. E dice che tutte le cose c'erano buone, i nomi, i cognomi di Dio e di Maria. Ma non fra abbocato. Non fra abbocato con la cazzarola, come cazzo. Ma Ronzina e Bernadetta, ci mandesti? Ronzina, sei quello con il cannaruto, quello che aveva il diabete, si è scattato mica di mignotteria. Vedi che si chiama mignone. Ah, pure si diria usei. Ma non, io ho fatto il sconguerto. Ah, va bene, si è scattato. E Bernadetta, che era povera figlia, una sera fornuta di 10 di preghiera e si è disciuta dalla camera e si è fornita di 10 di preghiera. Ah, ha fatto quello. No, ci vuoi chiamare un po' carozzo da Nandà? Ma non, a me lo sei, che acqua è... Come era un uesso? Ma tu lo conosci, che rubivo sempre alla chiesa. Lo sei, che è qua, lo gusti chissà, che la messa, non sei di mangiare un sapore. E assieme, assieme, che non fai che l'acqua, ci mangiare. Ah, da, lo sei, che lo mesco con l'acqua, non sei di niente. Che c'è dentro il zucchero? Ah. 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 Ma, cadda il picca, se non ci arriva manco in canna, che quando non viva la messa. Allora, non metti niente picca, che qua non ci sta la messa. Già me l'era scappata assai, ma tu forneschi da lì. Sì, tarda. Andi te io metti un po' su qua. Beh, ma mua basta, No. Capo così, no. Cos'è? Il quetto, se ne venga, ci vuoi far mandare i numeri? Metti i numeri. Mamma, così mi viene lì proprio qua. Chiudere il bim e chiudere il web. E ma lui, dopo, quando viene a letto, non do che ne faccio. C'è famiglia esemplare, c'è famiglia esemplare che siete. Siete, come però si dice? Esempio di tutto un paese, ecco. Come a te a me ne hanno stati 10, 20, 100, ma sarà pure meno. E poi, me lo fa la comunità senza di te? Don Antonio, io faccio ciò che posso. E mi pare che io sempre picca ciò che faccio. Sempre modesta, per non appare grande. E sempre fuori davanti. Ma fammi capire, ma tu sembra da che si esistate? Beh, Madonna, quando si nasce e si campa in una famiglia per bene,
Non andò, sentimenti a 7 dietro, riguarderete per tutta la vita. Beh, io volevo dire una cosa. Ci dice, se la messa di un sabato, quanti ci fanno di mezz'ora prima? Beh, no, proprio da mu, stava per 10, ce la spostammo di mezz'ora. Invece delle 6, ce la facciamo alle 6:30. Ci dice. Beh, ma no, sì, sono d'accordo, sono, facciamo come dici tu. Però, don Antonio, sì. Io ti dice, che per un sabato mi ha passato a cogliere l'offerta. Che da, tengo uno. Che aveva messa un sabato proprio per dare l'offerta. Ehi, ancora è altri che si miserabbo di cristiani. Don Andò, tu sei troppo buono, e non sei che sono tanta mala carne. Oh, Ronzino carissimo! Madonna, donna, dopo voluto per c'è mi chiama Ronzino! Madonna, che brutto mi puoi chiamare Don Tonino! Ma te ti chiamano tutto Don Tonino, Don Tonino, Don Tonino! Don Tonino! Dimmi una cosa a me, tu lo sai che quando faccio una cosa per te, no? Mi chiedo il contento, no? Eh? Ah, veramente tu mi chiedi, mi chiama con 4G, mi chiedi! Don Do, con una G sola, basta! E sopra pure mi chiedi! Tu mi chiedi, mi fa una statua d'oro! Grazie, Don Do, grazie a te! Anzi, quando muore? No, Don Do, che c'entra mu? Allora mu, mi chiamo mu! Ah, va bene! Fammi parlare che mi stai piacendo lo scorso! Quando lo vuoi? Non si, non gratta dallo posto mio, prego. È tutto così a che fa, ma che gratta dallo posto tuo, a che dice preghiera dallo posto tuo, tutto così. Ah, no. Poi si dice, parla, non andare a chiacchiera, parla. Quando muore, li metti in danno un po' di dove? Ma dorato, dorato. E sopra la lapide, scrivo. Mi era una lapide giù. Giace, Annina, passa bene. Figlia di un pressore, passa bene. No! Benefattrice dell'umanità, la tanta bene ha fatta la famiglia, ha avuto bisogno, ma chiude tutto a un signore. Un signore. Donna, donna Andò, a me mi piace essere semplice, modesta. Pur perché, beh, donna Andò, non trovi che dici, il capitato lo discorso. Beh. Io sono sicura che gli accompagna prima io a Campo Santa Maria. Beh, non ti trovi d'accordo. Che è poco bagnato? Oppure essere. Ma io la chiedo mai c'è scritto. Che ci muori prima io, ma per tanto la festa. Io certe volte la domanda come una femmina come a te, che non faccio manca niente alla famiglia, pensa al marito, pensa alla figlia. Io per questo io mi fido ciecamente di te, mi spiego. Come ti posso dire, io non sono preveduto come viene bene, te ne conosci il carattere dei cristiani. No, il carattere dei cristiani, io modestamente c'ho il naso, anzi mu di carronzini, e in appello ci ho penato poi, no? Se no portiamo uno a fare l'operazione. Don sì, la parrocchia senza mi chiedere era di essere persa. A qua c'è con uno che avevo comandato. E io gli dico che una piglia esempio da Annina, che era non si mette mai in mostra. Invece. E pensa sempre per tutte e per l'umanità. Per canto mia che era da una fa beata. Beata l'erano fa? Beata l'erano fa beata. Ma non andiamo, che fa una cosa. Sai che fa? Piglia la statua della Madonna in davannetto sì. E sposto la picca picca e ti costa scattarecia di germa per la monumenta in davannetto non andare a chiarmi a cuore sì, ci dici tu i mancanti un cuore e chiudono con noi che aveva parte di ma... non ha passato una dura selezione non andare a chiacchiare la caricata non sei che hanno assorbito con Malina non c'è niente, niente racconta niente non andò lo dico che mi hai detto devi madonna non sai ci come era facile ci stavo tu ma mi fai non andò buongiorno don Andò Bernardetta carissima don Andò ti prega tu sei sì. Prega tanto con lo signore faccio cangiare picca picca mamma beh
fatto? Un attimo invelenato, un attimo disperato. Ci mamma dei da che siga, vuol dire che è rinata per fare la missionaria. E pur c'è essere avere un bello mese in Africa, da bello, che c'è un leone, ma se la mangia. Don Andò, a signoria, ma da mamma, ci ho così capito? Beh. Capisco, che tu volevi che era essere meno sensibile, meno brava e sempre pronta con tutto, che era porta la pace, che era porta la pace, pure se ne stava la guerra, ecco. Beh, io mi voglio dire che ci siamo stati un aspetto. No, donna, donna, porta tutto chi si basta. Da che si che affragamo con i fanno male a cura 30 euro che ti ancora ti ha pagato 30 euro Madonna, stai a vedere come ti pensa a me dietro. Oh, come pensa? C'è pace, c'è concordia che stenda questa famiglia. Beh, preghiamo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. E questo amore che ha regnato per insegnare a noi in questa famiglia fu degna regnare per sempre. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Beh, Anna, io me ne sto a voi. Non mi dà una cosa niente. Ma, ecco, veramente. Madonna, io se ne ho una cosa. Aspetta, donna. Ma, chi dà fa? No, non mi dà andare a ballare, no? Arrivo una pesca. No, mangi la salute nostra e tutto si è in su. E la faccio di colmo, io mi faccio. Pace e bene. Pace e bene. Guarda, guarda un gol, diavamo. Io ti prego, qui da questa casa sto in due, figlia. Ancora non hai già capito niente di cosa le hai detto. Donna Antonio, si è ubriacato di modo male. Capo, pure ci poteva pulire qui sopra, se non deve pulire qui sopra. Non ce la creda come è fatta che l'Antonio. No, non ce la credo. Ancora, scusate, ma rispondi tu, vai, non giusto. Sì, fino a quando mi saluta la verità, no? No, che sei con me. Pigliente, tutto con biglietto so. Pronto? Pronto. Ehi, buongiorno. Tu sei poi dato mezz'ora, sì? Ah, no, che sono andando? Andando cantando, che so? Beh, certo, dopo che ho rito aperto a tutti. Aperto a tutti? Beh, sì, tu sei sì, ma è meglio si sente. Però, signor, dopo che ho rito di la responsabile. Sì, va bene, ma puoi venire lo stesso. Sì, puoi venire lo stesso. Me lo pigli così. Eh sì, sono figli. E lo dico io. Sì, però mi raccomando, alle prove sempre precise e puntuali. Puntuale? Sì, tu quando puoi provare? Ah, o il lunedì o il mercoledì. Solito. Beh, va bene. Io sì, puoi venire. Sì, puoi venire, tranquilla. Me l'avevi detto. Va bene. Non vediamo lunedì. State buona, signora. Perché sono pigliato? No, mamma, senta a me, ma che... No, no, zitta, mo hai che fare una telefonata urgente. Urgente, proprio. Pronto? Lina, Annina sono. Vede, mi ha chiamato una cristiana che ho trasin dal cuore. No, non ci sopporta, non ci sopporta da mezz'ora. No, anda. Beh, io sposerò di nonna. Ma chi è te sì, però tu sei, no? Ma se ne parla proprio. Spare troppo, padre. No. Ma
Sanremo di Sanremo in questo coro? Selezione. Ma io l'ho detto, anche ha demandato quanto può venire. Ha detto, oh no, non Dio mi accudia. Per dentro, no, spostammo lì su un altro di un coro, non li facciamo né di lunedì né di mi accudia. E da così che se non lo amo da sopra lo stomaco, sì. Alla maniera pulita, che si capisce. Beh, Lina, ma vedi che io non ti ho detto niente, eh? No, non ne saci niente, anzi, una si dice che ti ha telefonato. Va bene, ma andando a lui, io gli dico che viene un lunedì, ma non ce ne stai frega, tanto con gli angeli, ma sì. Va bene, beh, state buone. State buone, vediamo dopo. Ciao. Ah, hai sistemato pure questo. Hai visto, hai visto. Ma per te ci voleva un miracolo. E per te, cara figlia, ci voleva un bello fricolacchi di mazzata. Figlia di strano signore, non ti spiccio mai. Signore, fa cannina che hai la rovina di questa casa. Degli accappanuari. Con le fazze capite che non ci basta se impappigliamo. Ma pure da casa no che dopo si ha che ne li conti da pagare. E non si pare, non ci fu notte. Non ci fu notte anche stasera, fine. No. Antonio, facciamo tutto come facciamo capace, caso no, quando uno ha pigliato il re del mare non mi ha passato. Sì, prima l'ha passata sopra a me. E tu, la tua incaricata, che non c'era Don Antonio, mi ha sistemato tutto questo. Eppure ieri se va incaricata solamente ti dice la messa e la pasta. Tutto l'anno cosa gli decidi io. E poi, tu, quando non ci stocco, che piglia un po' stile, a sé. Ma sarai dietro, va via, va. La musica è più bella. Pepe, trani? Buonasera. Trani. Sarà che sono tuo momento sbagliato, vedi che tiene vese. No, tras. Che sei Trina, una compagna mia. Non da cristiana impegnata come a me. Sì, Nani, ma io te la dici una cosa, non picca niente. Ma non vuoi che qua no, non andrò. No, qua, parla tranquilla. T'hai detto che tu come a me. Anzi, sarà che alcuno consiglio trovo da purietta. Vieni qua, sì. Ma oggi è successo. Veramente, si tratta di marito. Insegniamoci che ti rende a nessuno, caso cosa non picca, sai con me, me ne vergogno non picca, come ti dice. Ma visto che tu mi consegui tanto problema, né, io mi fido proprio assai da te, Annina. Parla, nata non mi vergogna, parla, dici, successo. Ma che dice, un certo volte marito, ma non mi capisce. Signora, marito, ma non mi capisci mai. Cioè, signore, signora, chiamami Peppina, tu puoi chiamare Lina. Ma come? Pepe, pure marito, ma non mi capisci mai. In certo modo parlo, non sono unite. Beh, va bene, il problema con i mariti li chiedono tutto. E lì c'è che dice. Come papà che dice, io devo chiamare, cai tutti di sera, la chiamo da me. Tutti di sera. Caccio un croce e sono per me, non c'era niente. E cosa? Però a me capita, come una volta non faccio mai la casa. Veramente, anche dice la verità, una volta è vero, una volta. Ma anche una volta mi ho fatto venire, che sfoga, me è quello. Sì. Però, questa è la verità, mi accumenza, ecco, uno fa il suo giorno, anche la sera, mi chiamo migliore vicino e che se ci fai, gli faccio mano a capo. E diventa l'uno secondo, uno vero secondo, si mette pronto. Ma come? Arrivasti anche la sera e poi? Viata a te. Marina,
Quando arriva il tanto, manca lo pensa. Povera me, maledetta Yid, io sono proprio sfortunata alla vita, ma che fai? Ma non parlavo di marito, ma che sei? Curva sempre sta! Non facciando che dorme e gruffolando. Oh, lì pare che sia sempre a Serra Leone. La notte, che lo giorno. Lo giorno non lo faccio a pezzicare, non so bene la seggia. Ma pure il capace di dormire pure in sepparo. Poi li servizi a me ci me la fa. Ma che è una cosa di importante? I servizi. Cara Peppina, però, non ti disperai, eh? Dimmi. Maretta, quando si arrabbia, tu ricordi oggi di dici? Amò, tu lo sai che pure a me me la piace. Però stasera non mi sento proprio da buona. Appena c'ho un rubicca meglio, lo sai, no? E tutta l'andà cosa? Ma già che bella! Oh, perché? Pur marito mi si arrabbiava! E io quando tornavo a stanca, lo sai, no? Che sono andata a stare impegnata nel campagna, io portava lì il numero per la capa. E dimmi, dimmi. Devi stare tagliente. E ci fai un video? Lo pigliava con le buone, lo sai, me lo puntava anche da qua, da cui cadeva. Poi cominciamo a disgiurare, sai? E io l'allungavo! Non lo dici? E si calmava! Oh, papì, e fanno di mu e di dopo, e di mu e di dopo. Sai di uscire! Allora che c'è una bella corona stasera, ma ritengo al caso, tutto di su. E prova! Grazie assai a tutte e due, veramente, purché sei accompagnatore, buono pumpantese, e sempre pronto a aiutare la prossima. Non ci frega tutti chi cavano a messa se battono un piede e fregano un prossimo. Gli ragione, Annina, gli ragione. Perché non sapevo perdonare pure chi di cose. E come dice il signor Vero, capriamo pure per loro, dottore. Oh, pure voleva essere sindaco su gruppo, vuoi essere impegnata con Mabu, come che affai? Sì, madonna mia, la comunità è aperta a tutti, posso venire tutta. E chi sa sì, metti un mezzo in vento, Oh, grazie a sé tutti e due, madonna come mi sente più libera stasera, muo' che ci chia prima la bella corona stasera, ma se ci fa con me, Maria? Stasera la salve! Mi raccomando, fai lì se vado a capo, da che ci sono cominciati. Giusto? Ma c'è tanta tanta! E ci danno un po' di cannone! Mamma, ci sono state feste, devo fumare io che cado tutte le sere. Tu pensieri sempre una vanga. Marito, appena si sente stanco. È curva, è sempre stanco. Ma come pensa? Oh, quando mi sento stanca io e comincio a insultarmi, madonna, mi viene voglia di spaccare la bottiglia in casa. Marito, ma una volta si permettiva. Quelli, gli scatti c'è più una. Ancora se la ricordo. E quando ci ero ospedavo, e il dottor Led mi hanno detto cosa era successo, no? Con la paura che ci diceva la verità, io gli faceva nero buco al guecchio. Dice, miss, dottor, diceva un picca di misciuta, e gli è zippata lo spiegolo dello stipo, e pure pensato del dottor. Di chiamare, ne siete venuta alla sacristia. Madonna, donna Antonia, dalla sacristia lo sei, no? Io non posso sentire, non posso vedere con lui. Ci vuoi un po' di miele? Comandi tu, sai che non ci dico mai. Donna Antonia, non sei, non c'è cosa facevo per la comunità nostra, no? Fammi bere questa picca di mano. Picca, basta. Ciao. Forse non è che mi scalo con l'acqua, è quello.
faccio, c'è cosa facendo, voi siete quasi tutte cose alla comunità. Quasi, donna Andrea, io ho ragione di no, questo quasi non c'è tanta precisa. Allora, mi dà perdonare, ma che pure questo corso daniere mi è scappato quasi. Ma io voleva dire, capo, facete... Tutto, donna Andrea, tutto! Ma cominciamo da lui. Hanno consigli pastorali, non ci vengono tutte, vengono solo in stessa festa. Io volevo dire... All'improvviso di canto, don Andò, tanto vengono alla chiesa per cantare, soltanto per far sapere. Sì, io volevo dire... Alla riunione di catechista, don Andò, vengono pure dire che non sono catechista e vengono solo da fastidio. Sì, ma io volevo dire... La catechesi, don Andò, l'orario non ci vuole quello, li mancano già. Sentimi a me, io volevo dire... L'Alexio, don Andò, l'Alexio, è che ci vuole... Sì, guappa, proprio, è che si dice? Vengono un mare di cristiani, però per un anno sono sempre gli stessi festa. L'ande pare che la rocca la tenono cosuta. Mo posso dire una cosa, La pulizia della chiesa, don Andò, lo torna a se rispetta a me. Sono sempre gli stessi festa che la fanno. Non si pulizza bene e non ha dovuto uscire, dovrete tutto altrimenti. Va bene, forse dici una cosa. La cena da messa, donna Andrea, arrivano tutte imbuiate, tutte signore, tutte imbellicciate come ce ne esce a fare la splata di moda. Allora io... La prendi la dopo, don Andò, non ci avrei essere più lunga di un quarto d'ora. Ma la stessa prendi. Tutte le radio, che non dico che dopo 5 minuti... Le cristiane, tutte, a cominciare a sfumacare, e trovando l'orologio. Allora, mu, siete spicciati a parlare? Io volevo dirci solamente una cosa. E dilla, parla. Ma voi state sempre a parlare, non mi fai sentire la droga. Facciamo ciò che ho capito a noi. L'essenziale, che la domenica, la chiesa, aveva sta sempre piena. Io domenica ci vengo da sopra l'andata, dopo tutti che servizi alle parrocchiane. Mi spiego? Sì, però mi raccomando come li dice, Cangoluno può pensare che non siamo tutti uno con te. Non mi preoccupate, faccia capire che me ne chiedo per te di. Che ci succede? Che siete chi che ha portato innanzi quasi tutte cose, la comunità, vedete qua. Voi parite, passate per brutto, e l'altro vengono i buoni. Muri masci, cala chiesa, c'è la riunione dei genitori, dei piccini che sono a fare la prima comunione. E voi da stare a forza d'aria, ci potete mancare. No, non venite. Mi raccomando, come li dice questi genitori, il disco non venite sempre e tutto. Mi ha ragione. Perciò stengo uno, donna Andò, che con la scusa che mi è fatia, faccio una festa e non ci vedo. E io la comunione non la faccio fare, questo qua. Bravo. E se ne cosa la decisione, io e Nina, quando in Giovanni ci vuole? Potremmo c'è? Sì, non ci sta niente, almeno che ne faccio il figlio, dai. Non si è arretrata ancora Ronzine, da me. No, c'è, sei uno di più tardi. Bravo. Tras, Mario Tras! Buonasera, non ci sei nessuno? Non ci sei nessuno, ma sicuramente è passato l'Antonio, capito? Insieme, ci scuccia chi ti dà. Quello te dice una cosa, però. Stocco proprio ai piedi di Cristo. Ma sarai che sto peggio di... certo, pure a figlio ma li cuore di questa potenza. A me invece mi facevano usare tutti i giorni, pure quando è non ci stai. Scusa Mario, ma niente non ci stai, fa come a me, non lo devo usare, per forza li dice. Vito, sono diventato tutt'uno. Aspetta, mi può pigliare un bello baccherozzo sulla soglia, non lo mio, lo passiamo a Don Antonio, ancora. Ma caro però, ma ci lo posso bere? E tu ce l'hai tu per bere? Che ancora c'è detto usare, e mi chiami fissato questo fatto. Va bene, ma non lo so, ma ti dice un rosario. Veramente c'è scritto il Giovanna che è stato da qua, ma anche sopra un Vangelo. Io ma che dici? Ci vuoi dici tu però? Sì, a te ti crede? Sì, Mario, un po' vivo, Mario.
Ma io cos'ho della grande serata, sai? Che tricchio picca, ci dai picca stasera, non picca crescita a tutti. Vivo Mario, vive, tutto sia a me. Eppure a me, dopo tutto, lo volere che ne fa le pigliacchi di dove. Salute. E come ti sta zio, però? Che era vedendo il tema. Voi chiama che gli ha pigliato il registratore e gli ha registrato tutto il rosario. Un giorno, l'ora che comincia, l'ora che spiccia e sobba ci segge ma sei che lo sapete. Veramente. A me mi faccio dice invece, dice Ave Maria, dice Padre Nostro e dice Atti Dolore, ogni cristiano che attraversa da quella porta che li cercano consigli o che hanno un favore. A tutti dice, non vi preoccupate, e gli prega io. E poi le preghiere li faccio tutti. Mario! Uguale a me, però. E quando mi facevo digiuno? Chi è da mangiare? Ma per voglia di strafagare. Ma picchiano piattino, lo mette il naso e mette pane e mi dica. E non sai cosa mi dici? Beh. Fa finta che la dica che casa ricotta. Lo colore è uguale, ma lo sapore cancia. Mario, a te non è una pane e mi dica, abbiamo dei solamente di acqua. Dici che gli lavano i peccati che faccio la tua giù. E non cristiano fa peccato, sì. Dai, peccato a noi, Mario. Scusa, ci passate, Michelma. Voi chiamate che gli essere per la messa la domenica con Don Antonio. Ma io dopo mi sono ballottato con Don Antonio. Ho fatto un chirichetto. E mi ha fatto... Vedete mi cristiano. A me non fa un diago, io la gente proprio la messa. Mario. Ma come non è stato avverto che uscivano lo prete da quando sono fatti i chirichetti nostri? Uscivano lo prete solamente. Ancora non è stato avverto nessuno della comunità parrocchiale. A riguardo di cristiano però, chi le passa per due donne impegnate? È vero, però... C'è chi dice, Mario, finché soffro sono solamente io, c'è chi fa i malati pigliati, io mi chiedo, ma devo andare a dire sposato, ma chi è supportato? Ma quando lo soffro, fa soffro pure figli, ma Bernadette, no, da non, Mario, da non. Sono d'accordo con te, però, beh, come ne dici? Aspetta, aspetta, dici, poi mi prendi bene. Arreda? Sì, intanto va. Ma che dici, Rosario, possiamo un po' di cantare cantando, mo? Ma... E ci fai il massimo che ti sta messa a cantare. Quando sento la registrazione, se ne ha aperto che è. Sì, sì, sì. Tecnica. Ti vado a cercare. Da casa. A proposito, tu quanto udici lo sai? Io veramente la notte, Mario. Ma tu sei fortunato. Quando non colcamo in dall'Oriente, tu chiedi la mattina di giù lo sai. Oh. E c'era lo specchio che era fedente, non mi faccio mettere i canzetti da là. Dici che devi provare le pene dell'inferno. Ma non Mario, ma non è cosa mi stai facendo, però. Ma compassione, Anetena. Guarda la compassione. E ci devo salvare che sia. Cristo, oh la Madonna, io ti do solamente lì la porta. Per me c'è un po' ignorando, però. Mamma pare. Che a me Cristo e né la Madonna senti le preghiere che facevi a te, senti solamente che io do fanzi di Michele nostro. Vero, vero. A proposito, domenica mi ha messa. È un secolo, che sembra bezza, domenica. Sono costretto a stare innanzi innanzi. Vedi, che Michele, ma saputo a Michele che tu ti metti innanzi innanzi, pure a me. Ti metti innanzi innanzi alla prima fila. Che ce n'è sente che canta, ma fate la bocca chiusa per tutta la settimana. E sarà che bene, è bene, ci dico lo sai. A me ha detto che ce l'hanno fatta la comunione. Dopo che mangiamo, scendato di dolore mi tocca. E quando mi passa con scendato di dolore a me? Beh, però, come ne dici, fatti dare. Anche tu ci lo sai. Sì, forse è cominciata qua. Sì, che attacca, va, attacca. Mamma mia, come stiamo accusati male. Ave Maria, piena di grazia, Signore. E poi comincia prima a cominciare da qua, e si bisogna cantare, cantare. Sì, papà, hai visto che c'è comprato mamma? C'è comprato? Che non combina io un minuto,
chiaro. Io non ci so, io non ci picca, stavo andando a fare. Si ha portato lo telefonino mio. Beh. Appena mi fa parlare con Nazarene. Da qua non ci posso chiamare, che era sapere leggere il telefonato. Ecco, mio fanati, eh. Ti è la cabina telefonica mia, che? Telefono il tuo agnolo, anzi, mandami un messaggio, fallo con lei, tanta mamma che prima cupe della chiesa, la faccio la sala tra. Anzi, io ne approfitto e vorrei fare un circo, Bernadette. Mi può mangiare un panino, mi bevo una barrozza, mi faccio una fumata, una cicata di carta, mi leggo un giornale, già che la posso fare a casa, ma. Guarda te, la ricastella, ne va chiedere il bicchiere, che ci mamma da vedere che mi ha bevuto. Alla ruta ti faccio dopo! Tutti con sta fuori, sta notte un fritto! Dammi non interessa niente. E poi, si vede proprio da mia mamma, c'è dalla parte dello tuerto. Anzi, c'era solamente tuerto, non girai a niente. Però faccio un peccato. Chi si compra un bagnolo da che sica per bene? Soltanto per c'è frappo d'oro. Ma c'è un bocchiano. E tu promato. E tu famiglia buona. Il vero, la mamma è sempre la mamma. Però chiarla la mamma da che sica. Meno male che ne ha chi una sopra 10.000. Però giusto, giusto a me era scicca. Sorta mia. Giovanna Stella, cristiana, perfetta a tutte le cose, sempre ogni momento. Nazare, per favore, non complica pure tutte le cose. Mo. Bernadette, io te non ti voglio perdere. Tu sei tutto per me. Tu mi vuoi? Sì, non lo sei che ti voglio. E allora, non la facciamo bene a mamma, che era cadendo tutto questo mese dal buon pregiudizio. Eh sì. Scendimene. No. Tu vai a finire il pene di prima, ma giocare a tacchia qua lo sappi che si Nazarene. Non, la tassa ormai. Tanta, tu mi sei concentrata a prià, a dar consiglio, ma non se ne vergogna, i signori che mi era vergognato, deve fare parte di sta famiglia. E tu voglio ricordare che quando parlo di sta famiglia, faccio parte pure di Attanema. Scusa, mamma, tu sai che non ti volevo offendere, ma la rabbia a un certo punto, non ti faccio capire. L'amore che provo per te, non è che mi ha provato prima. Io te l'era detto che veniva mamma. Sì, scolo tutta la rete, porto questi bicchieri. Va. E ci vado la mette in banda, ecco, dai che dite che sono pronta a fondare. No, non è questo il momento. Scolo tutta la rete, porto questi bicchieri, va. No, tieni qua, ci vado la chiamata. L'anima devi bicchiere, ma tieni qua, e vai via. Tieni qua, tieni. Ma dici così qua, non è più niente, non la tieni con me. Fallo con me, non dica fino a Nazarene. Va bene, gli dico che sono Lazzaro. Voi non ci scherzate però. Giuro. Tu giù, fai a parlare. Ma? Madonna mia, prego. Mia tanda di te. Ah, c'è fatto, non sono un bado circolo. Perché sei stata tanta io a cui prima che c'è un bagno. Sono in becca. Spagnolo, cita. Piacere. Sono Carmelo. Carmelo. Piacere mia. Carmelo. Ma la sento qua. Non li parenti, li tengono un paese qua vicino. Sono amico di un certo amico di Bernadette. Sì, ma gli dite amico di Giovanna, Teresa, Caetana, all'oratorio. Comite, casacchia qua. E come d'aggio qua? Neanche a questo paese, per motivo di studio. Sì. Bello già, io quando dico a qua, voi ti dice qua in da casa mia. La chi mi da te? Sì, ma mi da dieta. Ed Carmelo, ma dell'università. Ah. Stai lo secondo anno di psicologia. Proprio da ci vanno un po' che scrivi. Psicologia? Psicologia. No. A
Allora vuoi farlo per secondo? Sì. Ah, bravo, bravo, bravo. Pure un certo capo, è sempre stato un desiderio mio. Hai sempre tenuto una voglia da piccino, ma da aiutante. Beh, chi se so grazie che ne deve un signore. Ne sei d'accordo? Sì, con sì, tu? Come non, chi se so grazie, che hanno tutto tenere e che vengono da lucire. Beh, da come parlo, vieni capito che sei credente. Credente sì, ma non tanto praticante. C'è tanto tempo per diventare praticante. Sì, sì, è vero, hai ragione. Sì, ma tanto quando questo giovane qua, che mi pare tanto azzettadio, educato, istruito, sa chi è qua, metto lo provo di Lucante, che sarà che tiene pure una bella voce. Ma immagino, c'è Carmeli d'accordo. Ah, hai capito? Ha detto, c'è Carmeli d'accordo. Ah, sì, sì. Faccio sna, pur lupiare. Ma proprio c'è fortuna, sì. Una sorta di fortuna. Ma dai, tardi, ti sto aspettando. Sì, è vero, fa tardi, non è di sci. Va, va. Tanta belle cose, va. Va, va. Ciao. E Carmelo. Sì. Più tardi, aveva sta marito, ma io lo voleva far conoscere, no? Come? Ma, c'è che quella non mi pure a mangiare con un qua. Sì, non è che sci. Comunque, ne sentimi, grazie, che sei stato un piacere pure per me, ma non è che sci, va. Tanta belle cose, grazie. Va, 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 io sto con me, Carmelo, va, va. Così l'uagnone che l'aveva fatto scordare lo frappicatore. Ehi, figlia, che sono gli uagnoni che te li fa tu, io? Non li frappica tu. Ma, Carmelo è Carmelo e Nazareno è Nazareno. Ma, come sa, ci sono due cose proprio diverse. C'è non si messa di differenza. Mamma, ci tu manco lo conosci, Nazareno. Beh, non lo conosco e non lo voglio manco conosci. A me, basta picca per conoscere di Luciano, lo sai, no? Mm. E questo agnone mi pare di proprio da cura che faccio per te. Cura che non ci vuole per te. Questo agnone, figlia, si vede dalla presenza che gli ti per bene. E tu per psicologo. Certo che tra un fabbricatore e un psicologo. Mamma, io penso che differenza non c'è. E quando prima te la gli affavete? Ah, no, no, tu a me non mi favete proprio da niente. Perché Bernardè, questo Nazareno, in da casa mia, non c'è altra sima. Carmelo può venire quando può chiamare, ma Nazareno non se ne parla proprio. Figlia mia, c'è questo Nazareno, era come Carmelo. Ma, spicciamola da mostra cosa, che già sto parte. Beh. Sto poco a studiare che me. Ah, Carmelo. C'è un bello agnone, fine, istruito, educato, studiando all'università e credente. Certo, non ci praticando, ma com'è adunta sopra? E sicuro che fosse Carmelo non mi faccio scappare, figli, ma. Anzi, quando diventa a scena, lei che fa fai. Lei che fa diventare praticante assiduo. Quando poi si laurea, che fa fare un corso accelerato di diacono, visto che ancora robusciata di marito, ma non l'ha voluto fare mai. Beh, sto con calupagna. Saietta! lì, na, se ci vanno un minuto a bar. Va, va. No, no, aspetta, aspetta, no, dimmi, c'è quello che posso stare, dimmi. Che è successo? A niente, mi sono rosso stretto. Ho messo già quello alla festa che mi ha fatto tempo. Sono uscita da Don Antonio e ho detto, è inutile sparare lì fuoco e spendo tutti i soldi. Beh, Don Antonio ci ha detto. Muovo di, mi ha detto Don Antonio. Veramente. Io ti mandavo a me che io mi chiamo a dare. E beh, cosa capisce? Che ancora senza un consiglio nostro non si muove. Un peccato è un'età catena. E sarà se ne sarebbe punto capo. Un peccato scacca l'uniere. Ma basta proprio. Beh, ha chiamato in zella e ha detto che muove. Muove, eh? Sì, ma ci sono un paio di no, no, non ci stanno. E va bene. Non siamo d'accordo, no? Sì. Io sono stretto.
quando prima sono un'accidenta. Che si capisce? Buona scompagnia. Ma con le buone maniere però, senza che non capiscono niente. No, 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 mio figlio, ma fa proprio che sì. La presidente del comitato, della festa, l'ha ito come anziana. Sì, sì. E beh, ha fatto tutto con questo, solo non sono riuscito da un comitato. Sì. Ma solo che... Va, va. Non ci dicevano, tutti i soldi non li potevamo spendere. Ma e Don Antonio, e tu ci dicevi? Mamma, Don Antonio ce la dice. Non tu lo comitati, ma senti prima ciò che dice Don Antonio e poi mi dici ciò c'è Don Antonio e Don Antonio, sì. E noi allora qua ci sta facendo. Non lo so. Continua, continua, dirgli cosa diciamo in nostro stretto, dillo. Nina, li ravvedo tutti e due. Don Andò, la signoria fa ciò che diciamo noi. Come, come? Ciò che diciamo noi? Allora che se non vogliono il loro prestigio? Quello come andà al posto nostro? Nina! No, Nina, se ne parla proprio. Che sono a scomparire? E tu prima di sopra. Come gli fa? Chi mi assorbe a dire due al tavolo? Come fa? E come fa? Ma te lo dico io, che non dovrò che fica se cade, non si scocchiano mai, parlano da forza me ne accende. Io non faccio un passo senza l'altra. La lascia rubare. Ciò che dici una faccio l'altra. Tu fai di modo che da inda al comitato ne passi una. Da che si calanda, viene scompagnata e non ci viene un comitato neanche più, hai capito? Comunque, non ti picca per te, non ti e me dite. E va bene, la gli fa capire che qui, che Don Antonio, i consigli vostri, che sono sinceri, ma sanno. E invece lei si è venuta tutta preoccupata e mi sono stupata pure che sono qua. Io me ne sto buona, sì, che quello non fa sapere. Ma Mario, ma pure che c'era stasera, bravo. Buonasera. Noi aspettate un minuto, che sono arrivati, ora parliamo pure con loro. No, c'ha vita. Pare che venite da Sappaia. Peggio proprio, peggio proprio. Signorina Zilla, buonasera, come stai? Mario! Da quanto tempo? Ma, Mario! Oh, che succede? Cosa mi dici che sia importante? Fammi salutare la signorina Zilla. Eh sì, mi salutata proprio affettuosamente. Che passa che non avrei? Dimmi. Loro sai, mi hai detto? Madonna, che ci dici una cosa diversa? No, loro sai. Mucci cosa vuoi far capire? Nanza a tutti questi cristiani e nanza a Cumbaronzi e la signorina Zilla che io non lo sa che non dica. No, Nina, tu non ti fa capire proprio niente. Intanto lì dice nato. Ci proprio vuoi sapere? Proprio a stamattina, quando è che spicciava dice Rosario, sono sciuto che era stato un registratore, che tu sei diventata malata, che non mi fa portare sempre. Si era stata su. Ma... che è possibile? Che ci voglia pecciare? Voglia pecciare? E hai visto che faceva una specie della mente. E che dice, Ave Maria. Ha detto, beh, sono scaricato di pito, io c'è domenica, non giuro senza rasare, senza pito. Pure senza pito, mi ha detto. Sarà a casa, come sempre. Allora, faccio cosa si chiama una che si chiama Mario? Quelli, tu ti faccio bambolata la reclama. Ma se tu mi faccio sta sempre dice Rosario, è normale che puli tu la cellula, come dici tu, si scarica. Piuttosto, i figli ti hanno visto? I figli, ma la vedi sempre. Tu ogni tanto, che con tutti gli impegni che tieni, per esempio, tacca e borsa, e ne tieni conto di stare a casa. Sì, mi sono imparato pure tacca e borsa. Come faccio tu parlare? Tutto che si batte di spirito che ci dici stasera, rock quando stiamo solo, ora ci faccio fatto che c'è Ronzina! Ehi, ti che non mi chiamare Ronzina, ma stavo di cavallo, Ronzina! Mamma, ma ci faccio che ti chiama Ronzina? Allora,
Zia l'offerta per la festa di settembre. Sì, sai? Ma io pure tutte e due andavo, tu sei d'accordo, no? Però ogni anno solamente che i soldi sono sempre più piccoli e nessuno così. Quest'anno non portiamo la signorina Zilla una cosa di più da ravagliare. Sì, però la festa la vogliamo essere fatta. Intanto, per ragguagliare un picca di soldi di più, se non ce ne vogliono. A me ci muovono da 10 euro, non dico che sono picca, ma io mi metto in banca. No, tu dici che sono picca e ti fa davanti. Se non vuoi dire davanti, io vado a mettere a te. Non si chiede nulla, sì. No, non è più picca Don Antonio. No, c'è da una più picca Don Antonio, tu lo sei pure come un'aspetta e ponzi. Te ti aspetta prima di tutto. Va bene, li maravagliamo, come meglio potremmo fare, ma fatti. Ma non muovo, fatite che per ravagliare non picca di tutti questi soldi. Ma che ti dice, sì? Da che si fece? Sono sempre ravagliato, non picca di soldi di più, e quindi ne mandate a fare. Sì, ecco. Ma ci stai dice. Da sta fece, da ravagliare le soldi. E dallo teatro, allora! Dallo teatro! Neanche non pensi quando soldi si mette un bando a prego. Si è creato una festa nuova, la festa di Santo Martino. E pure tavola si calpreva! C'è Rosca, e c'è Rosca. C'è Rosca, Puccitelli, Petro, Cacciagni di Cicinetta, Dolce, che li fate pure tu, oh, e si beve, niente che fa solo. Allora c'è un pericolo con l'imbriacamo. No, Don Antonio c'è tutto bruciato. Come stai? Bruciato? Ma no, siamo la pozza della chiesa. E perché? Ma ci scegli? Niente, non andare a bruciare. Bruciato, parla una pasca. Ma a cui gli piace, sono bene, è assato. Beh, sarà che io non ci ho voluto. Ci che hai lasciato una cucina fitta. Mi sono tutto a me, avessi cucinato. Hai perso un sapore. Se ve la mandano sempre, vedicine a tutti che voi sempre stanca. Ma i cristiani lo sapono che avevo 2 settimane che mi stai facendo mangiare pane e mortadella. Ma sente scaganariamma. Madonna, però occhi, come una mortadella. Non si sa da dire. Ma c'è scendi in già. Ringraziato signore, che so che sembra a movimento. Ecco. E poi tu lo sei per la preghiera quando ti hai sveglio. Che ci può fare prima sempre a me, quelli di pazzo, ho scaricato i filo, manca 1 settimana. Siamo barraiati tutti. No, noi ci vogliamo bene. Tendono queste mese che non capiscono, ma non so, brutto. No. Va bene, però, io mi accompagno con Mazzilla, che mi chiama, ti viene a fare un bigliante, conosci te, ci vieni, niente, solo i tengo. No, aspetta, tu che ci sei venuto con Mazzilla. Beh, e tu ti rinvieni con me, Zella, ce la vuoi accompagnare? No, non tengo mai, la solo accompagnare. Va bene. E quanto sono, secondo me, o Mario o Don Antonio da qui. Ma l'oste della legna, e ce la spacciata. Ci chiede, da quanto ti arrivano che ci detto sì, però non capisci. Ma se tu lo voleva dici, da andavanti, perché pensi per te. E tu qui? E tu l'allungavi, e ci allungavi. Ah, c'è un bagno! Non la faccio! Aspetta! Ho pinto un sicchio con la pizza! Se ti la faccio andare! Non sono meglio città! Non sono, per la mia volta! Vedi se ti dici che preghiere tu, sai? Va bene! Mettili in giallo per Peppina! Va bene! Oh Peppina! Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Pollina, Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Oh Mario, Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Ponzilla, Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Pannina, Ave Maria, piena di grazia. No, non sta dicendo di preghiere con l'intenzione. Madonna, ti accrepava, la faceva chiudere. Ah, come mi sento, muoio, bella. È vero, Nina, aveva ragione, no? Perché?
Meglio tu puntare lo guente che la pisciata di Bernadetta di stai già. Dalla capra, no. Aspetta che gli fa una cosa. No. Certo. Ah, c'è questo. Aspetta che gli piglia. Gli fa gli fa una cosa. Ci deve fare una cosa. Sì, Bernadette. Oh, no, telefona a Cruagnone, a Carmelus, Dilli che ci vuole venire. Tanti derivati. Anzi, ci vuoi per pure a mangiare qua con noi, sai? A Carmelo, ma? A Carmelo, sì. E chi hai capito? Ah, nonna mi ha fatto conoscere un agnone fegita, oh! No, è uscito con questo Carmelo! Madonna, io non lo conosco, mi ha detto, no, appena l'ho visto, mi ha detto che sono un amico, ma io l'ho capito subito che fra tutte e due... La sapatevo, Meglio, da che si che posso li faccio scordare con il Nazareno? Oh, questo qua studia psicologia. Cosa studia? Psicologia. Ah, allora tu puoi curare proprio a buona la casa. A te da mi ha curato quando si sciunito. E che tu si sembandisce qua, bla 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 bla, e non ci dici c'è una steglia. Tutto in capattino. Che veramente ci teniva un quarto dove ci dici che tenia. I ragazzi non conosciano dritto veramente. Un quarto. Oh, vedi che questo Carmelo non li mette bello con noi stretti stretti, eh? Eh sì, appena vengo attacca la sala. Anzi, più tardi, dice che va a venire e sarai, sa ma pure a mangiare qua con noi. Ce la fa? A mangiare qua con noi. E cosa li mandai a mangiare? Che in questa casa teniamo solamente pane e salame. Mario tiene pane e mortadella. Non pane e salame, non teniamo niente. Ma cosa vuoi dire? Che hai mangio cucina? Sì. Ma si vede che è il marrano. E ci mangia, sì, si vede che è sprano da un giorno al giorno. Ci marra quasi, sì. E va bene, e poi tu non ti ingaricare, che muoio che pensa io. Non riesco, e vocato, non può l'arrestuto con due patane. Scusa, ma poi chi ha un pollo, ma l'arrestuto senza patane? E poi c'è un pollo, porta le patane. E tu non hai un pollo senza patane, non posso prendere un pollo con le patane. Tu senza patate! Tu non ti andare a casa, come sia sia moglie, sci e mangi di no, lo meglio lo pollo con le patate, con le patate si scatta la chiesata, buona andata con la sasteglia e mangiamo. No. Beh, mi dà cura però, ci vengo cuore e ne sono arrivata ancora, non li faccio 100.000 domande su tua. Non ci parlo proprio. Ma tu, ti metto parlo e metti. Metta un cantone, non ci parlo proprio. Beh, non ci parlo proprio, no. Hai capito, no? Senta, un minimo indispensabile. Carmelo Psico. Bernadette, ma che ti aspettava? Senta qua, c'è già qua un girapapà, sì. Ma Bernadette, di questo Carmelo psicologo che gli è piaciuto tanto a me, no? Papà, Carmelo non è psicologo. Ah, Carmelo non è psicologo? E c'è cosa è di questo Carmelo, no? Ti stai lontana, Bernadette? Carmelo, papà, non è Carmelo. Carmelo, non ci becchi Carmelo! E ci cos'è il Carmelo? Carmelo in Nazareno! Ma tu! Carmelo in Nazareno! Ah, papà! C'è un piccato casino! Un picca più sale! Nazareno, per l'amore mia! Beh? Ha detto una buccia!
bugia piccina piccina, mamma. Bene, se non gira bugia piccina piccina, figlia, se la bugia picca mica più grande. Però mi ha avuto la prova. Ca mamma, prea, prea. Prea, prea, tu non vuoi dire che sono tutti questi cristiani? Mamma, da prea, prea. E piglia per fessa lo prossimo. Da guannaca la saggi che sta cosa qua. Carmelo, che gli piace tanto a mamma. Tanta che mi ha fatto capire che non posso pure fidanzare. No, beh. E proprio da Nazarene. Madonna tu, mamma, madonna, che era quando lui pensava la farina un botto da lì. Sarà un po' di prima! Prima che succede un grande casino. E come potevo fare, figlio? Come potevo fare? No, lo so, io sono tuo papà. Quando voleva chiamare comune, qua, con noi, da questo momento, stava tornando. Era me. E lei era affaga di tutte cose. La mamma da porta di chi? Ui, tornando, mio figlio! Tornando, c'è domanda un signore a te, Donando? È veramente pare come ci mi sta aspettando. È vero. Veramente, io sono venuto da volere un consiglio da anni. Donando, mica, ma non è cristiano da consiglio a nessuno. Ietta, non c'è veramente ietta, Donando, ietta, sarò a caneta e non te faccio. Vuoi che mi sia? Sempre questa questione. Ronzino, Ronzino, Donando, quante volte ti dici che non mi chiamare Ronzino? Donando? Non è vero che lo cuore è una sugumanna e che per lo signore siamo tutti uguali? Certamente, Bernadette. Che sei la cosa che dice mamma? Te la dicendo sempre di cristiano. Che è la cosa che dice mamma? Tanta di piacere. Lo stai vedendo con suo agnolo, Randolfo? Ma che ci sono scenari che non era vero? Ma insegniamo così stato, guarda, sordo e muto, Randolfo. Ma quando parlo di cibo... Id, il Nazareno, un guagnolo che gli è scappato per me. E gli è scappato a pigliare. Sotto pace, non è vero. Mamma mia, mamma mia. Però, faccio lo frappagatore e mamma non ne vuoi sempre parlare. Annina! No, non lo posso credere, non ci possibile. No, non lo posso credere, anzi, non lo voglio credere. Donna Antonio, te l'hai detto che tu stai diventando più vercio e più sordo che prima, no? Donna Antonio, e noi facciamo una cosa, tu ti scordi da rete e io sono al momento giusto. Donna Antonio, solo tu lo puoi aiutare e capire che queste cose sono vere. Allora, praticamente io gli fare un complice questo, come si dice? Un spione, ecco. No, c'è complice, sei spione. Ti ho detto, tu c'è cosa sei? Sì, sono tu prevede. E fa lo prevede. Aiuta anche sto giovane che sto in truezzo e fate modo che di cristiani ho la sbaglia più picca. E mamma è una cristiana che sbaglia sempre e io la bisogno dell'aiuto del prevete. Va bene, allora mi facciamo una cosa, io mi vorrò che da rete e poi esco quando lo dici tu, va? Allora, quando viene mamma da fin facendo la parlare un picca più sana, è che sì che donna Antonio se ne avverte da dietro come stiamo veramente di cuore. Va bene. Capito? Una amica? Donando!
Perdono. Veramente sono arrivato proprio a Mulan in questo momento. Senta, non si, no, amore, prego. Amore! Vieni qua, no. Va, e vai da là, no. Ci stai qua. Lupollo con due patate. Che disse patate e cattani! Ma non è che cattani, patate! Che vita di me, sono fatto tanto, sono pure accettato, patate! Oh, no, 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 no. Mettete la banca quanti tanto può chiamatemi, eh? Va bene. Ranzino! I patani ti hanno allucato! Occupati, mi faccio i suicidati meglio! Siente, va bene. Siente su questa tagliatrice. Io gli capito una cosa, che tu non ci capito. Tu ti pensavi che io non l'era capito che tu è Bernardetta, ma che a me è difficile che anche uno mi può pedire per festa. Ma io, ma veramente? No, io sono contenta, anzi, contentissima che tu e Bernardetta sei venuti bene. Però tu mi aiutare solo una situazione. Ma sei sicura che io ti posso aiutare? Ma sì, in un caso no, che ce te l'era detto. Dimmi, spiega, fammi capire. Bernardetta ha pigliato una sbandata con un senso Nazareno, un frabbicatore. Con una lavassa in bacio, e che era? Schemano, stai proprio da mano. Bernardetta è sciumunita con questo frabbicatore qua. Innamorata. Innamorata? Innamorata, pronta. Ma io la so d'accordo, mm. Tu li vesti come la teniamo noi, come una regina la teniamo. Sì, sì. E Naida, che si può mettere con il primo fabbricatore. No. Tu li aiuta, Carmelo. Mi fate tutto, cosa scorda di questo fabbricatore? Aiutala, aiutala, che a me, pur che hai visto che già stai sopra la strada buona, eh? Io non lo so se tu sei. Io appartengo a una famiglia buona. Io sono la figlia di un professore di storia, passa bene, è un genio. Lo saggio. E ce l'ha detto? Bernadette, ha sentito più capito, ma molto la che dici. Frabbicatore, ti faccio proprio schifo. Beh, no, no, però come dai che dici, Bernardetta non ci vede quella. E tu, non pensi che questo frabbicatore, come dici tu, puoi essere un cristiano buono, di cuore e chino di tanti sentimenti? Ma a se niente, dici che ti provo dalla psica. Però, Carmè, un frabbicatore è sempre un frabbicatore. E poi? Tu il lottava a verla. Sono alta per l'amore di una femmina, che a me. Però, ci lo corre di Bernadetta batte questo frabbicatore, io non mi sento di tornare da questo inganno. Vita niente. L'amore vero è tu corre che nasce da solo, senza ambreghi e senza inganno. L'amore vero è tu corre che nasce dentro lo corre. Bravo, bravo. Hai detto buono. Però se non che si arrende subito. Non, tu ci sbagli, non mi arrendo subito. Tanto è vero che hai combattuto a padella e hai combattuto con un vedimento difficile. Vita mia, quando si combatte con un vedimento difficile, ma vero e sincero, all'ultima, quello che perde vince. Ma quando si combatte con le cose fans, find, di qualcuno che parla di una maniera e poi si comporta di un'altra, lo sconfitto ha perso prima di combattere. Come si vede che sei distruita? Parlo come un libro e studio psicologia. Se vedete subito che sei diversa da pure Nazareno, un frappicatore che si vede subito da limare. Anni, 3 minuti rimane lì, 3 minuti. Fanzigna mu,
l'hai tremenduto buono, chi si qua, chi si? Sono le mani di un frappagatore! Sì. Chi è di un frappagatore? Oh, madonna! Hai capito, ma? Chi è di Nazareno? Nazareno! Nazareno! Metti vivo! Non sto sento brutta! Pre, non si, pre, non si, non so, pre, non so, pre! Pre, ma picchia da mignotto, pre! Senti il picchiare! Dominiotto! La mignotta che sono! Se dici tuo padre ci aspetterò faccia domignotta! Ecco! Mettiamo il caso dei vogliacci domignotti, no? E te li porto e se li frega donna e donna! Allora non faremo la mignotta per duro, cioè! Anni, tremendo, tu non sei capace di distinguere un frappagatore da uno psicologo. E, come Carmelo, ti parlava come c'era Nazareno. Oggi tu lo preferisci come Nazareno di Dio, ti parlava come c'era Carmelo. Perciò Nazareno, proprio lo Carmelo, che a tu hai conosciuto e che ti piaceva tanto. Brava, mo, come sei brava. Siete tutti traditori, tutti traditori! Nina ti credeva! Ma mo che gli andici con le orecchie mie, tu hai bisogno di ci almeno sei mesi a un ritiro spirituale! Ma no, facciamo l'anno! Allora fino a musica state a bella da fuori! E frase da Iella! Male, Nina, male! E a voi di avvicinare. Volete del bene con l'amore che un signore ha voluto darvi. E vi dico pure, quando tu sa l'amore, gli aprite subito lo cuore. Bravo! Bravo, Carmelo! Mettere me, anzi, come dici tu, c'è sempre tempo per riparare tutte cose, già? No, ma che c'è, sì, mi sto sentendo brutta! Sì, non meglio brutta seduta che bella solamente da fuori, se sei d'accordo, Renato? Ma certamente, Ronzino! Ronzino mi chiamai? Sì! Sì, mi chiamo Ronzino! Ma una cosa, tu figli da Bernadette, Nazareno, che qua cangiano un uomo ogni minuto, li mesci alla chiesa e mi scepriamo, ma mi apriamo assai, che questa qua non la sto vedendo che vuole Don Andò, meno male che nella comunità ne stai una, massimo dopo come mi chiedi. E a voi, gentile pubblico, ma c'è anche un favore. Ci apriamo solamente no? No, sì. No, 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 no. A come stai che era? Non credo che la potremmo salvare. Ma ci apriamo pure voi insieme a noi. Sarà anche una speranza stessa salvare. Lo Signore si serve di tutto per raggiungere lo scopo. Ultima cosa. Specialmente di giù. Quando vi innamorate di qualcuno, non vi innamorate solamente dell'aspetto esteriore, della bellezza esteriore. Bellezza esteriore! Premessa quando era giovane faceva caldo, e quello lo sa. Non si, no, non si sta la merda! Quello lo sa! Ma innamorato fa della bellezza di chi? La bellezza di un corpo! E certamente i dà facendo nella vita. Donna Antonia e Tonino Saponaro.
Gianvito D'Aversa. Aggiungere altro? Don Andò, la benedizione, se vuoi.